Buonasera e bentrovati alla seconda edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. Nuova inchiesta all'Aquila su presunte irregolarità relative ai lavori di ricostruzione del post-sisma. L'indagine è una costola dell'inchiesta relativa a presunte tangenti nei puntellamenti di alcuni edifici aquilani. Daniela Rosone. Presunte irregolarità relative ai lavori di ricostruzione post-sisma, così ti scatta l'ennesima inchiesta per presunta truffa. Nel mirino degli inquirenti questa volta c'è la ditta Cingoli, iscritta alla Camera di Commercio di Teramo, che per conto del consorzio Quattro Cantoni sta effettuando interventi nel centro storico aquilano per un importo di circa 23 milioni di euro. Ad occuparsi dell'indagine sono i carabinieri del NOI di Pescara con i colleghi del Comando Provinciale dell'Aquila che da stamane stanno effettuando perquisizioni sia nella sede legale della società che al Comune dell'Aquila. L'inchiesta, di cui è titolare il sostituto procuratore della Repubblica Antonietta Picardi, conta al momento 6 indagati. Tra questi ci sono anche alcuni cittadini aquilani proprietari di edifici da ristrutturare. Questa nuova indagine è solo una costola della Red Rationem, inchiesta relativa a presunte tangenti nei puntellamenti di alcuni edifici all'Aquila. In quel filone, lo ricorderete, erano finite a domiciliari 5 persone, una con l'obbligo di dimora, 13 gli avvisi di garanzia. E la Guardia di Finanza di Pescara ha portato a termine un'altra operazione anti-evasione fiscale. Ad un imprenditore del pescarese sono stati sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro, secondo l'accusa, gestiti attraverso i proventi di false fatture. Alfredo Primante. Con i proventi dell'evasione un imprenditore avrebbe acquistato beni di lusso attraverso l'utilizzo di falsa fatturazione. È quanto hanno scoperto gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pescara a conclusione delle verifiche fiscali nei confronti di 3 società pescaresi riconducibili al medesimo imprenditore e operanti nel settore della manutenzione e della bonifica dei serbatoi per impianti di distribuzione e raffinazione di idrocarburi. A finire nei guai è Lucio Petrocco, fino ad alcuni mesi fa coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex consigliere provinciale. Le indagini, partite dall'incrocio delle banche dati, hanno portato alla luce redditi sottratti a tassazione per oltre 4 milioni di euro e un'evasione d'IVA per quasi 2 milioni. Così è scattata la denuncia dei legali rappresentanti delle società controllate per omesso versamento delle imposte. I successivi accertamenti hanno consentito di chiarire che l'imprenditore avrebbe utilizzato una delle 3 società, creata ad hoc, esclusivamente per gestire i beni di lusso acquistati con i proventi dell'evasione fiscale, sostenendone i costi con il denaro creato tramite false fatture emesse ed annotate dalle società del gruppo a fronte di prestazioni di servizio in realtà mai eseguite. Tra i beni sequestrati spiccano un elicottero Augusta Westland ed una Porsche 997 Turbo, mezzi utilizzati personalmente dall'imprenditore e dai suoi familiari. Al termine delle indagini, il GIP del Tribunale di Pescara, su proposta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie dei beni degli indagati per un valore di circa 2 milioni di euro. In più, i finanzieri hanno sequestrato anche 15 conti correnti bancari. Il Tribunale Civile di Chieti ha condannato la società Autostrade a risarcire con circa 900.000 euro i familiari di Guerino Berghella, 31 anni, autotrasportatore di Fossacesia, deceduto il 16 febbraio 2010 dopo essere precipitato col suo camion dal viadotto Brusciano vicino al casello A14 di Ortona. La barriera esistente sul viadotto Brusciano, in ragione del basso contenimento che la caratterizza, non era assolutamente capace di assolvere alla funzione di contenimento del traffico veicolare, quindi questo è il passaggio centrale della sentenza. L'autista, che trasportava pezzi per la Sevel, è precipitato da un'altezza di 30 metri, forse per un colpo di sonno, circostanza questa su cui si era battuta la difesa della società Autostrade, confutata dalla perizia disposta dal Tribunale, secondo cui la morte di Berghella era da ricondurre invece alla scarsa resistenza del guardrail, che non avrebbe attutito l'urto dei 17 quintali del camion, che procedeva a una velocità stimata di 70 km orari. E all'Aquila svolta nell'inchiesta sul crollo di un balcone realizzato nel progetto Case, che per fortuna non provocò feriti o vittime. Sono stati notificati 37 avvisi di garanzia tra tecnici comunali della protezione civile ed imprenditori coinvolti nella realizzazione. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri.
È arrivata ad una svolta l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cesare Preturo. Nel mirino della magistratura sono finite 37 persone a seguito delle indagini scattate il 2 settembre 2014, quando un balcone si è staccato dal secondo piano per difetti di costruzione e utilizzo di materiale scadente, cadendo su quello sottostante. Sono stati notificati tutti gli avvisi di garanzia agli interessati, tra i quali ci sono nomi di spicco della Protezione Civile, stazione appaltante del progetto Case, del Comune dell'Aquila, la Commissione di Collaudo, tecnici che hanno redatto le certificazioni dei materiali e i rappresentanti delle ditte che hanno realizzato alcune delle New Town dopo il sisma del 2009. Avvisi di garanzia per gli aquilani Lucio Nardis, Mario Di Gregorio, Vittorio Fabrizi, Enrica De Paulis, Carlo Cafaggi, Marco Balassone, Mauro Dolce, responsabile unico del procedimento del progetto Case, Sergio Sabato, rappresentante del RUP alla visita finale del collaudo tecnico, Dino Bonadies, progettista di 22 piastre antisismiche, Paolo Delfanti, progettista di 22 New Town, Gianmichele Calvi, progettista e direttore dei lavori. Un lungo elenco di nomi noti e meno noti che dovranno rispondere del crollo, che solo per un caso fortunato non provocò ferite o vittime, a seguito del quale furono sequestrati circa 800 balconi in legno in 494 appartamenti in tutto il territorio aquilano. Le accuse contestate dalla magistratura a vario titolo nei confronti degli indagati sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha firmato due protocolli d'intesa per snellire le pratiche all'interno della Procura e del Tribunale di Lanciano. Francesca Romana Testi. Due protocolli d'intesa firmati nella mattinata dal governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso. Il primo con il presidente del Tribunale, Maria Gilda Brindesi, motivato da una grave carenza di personale amministrativo con concreto rischio di paralisi dell'attività dell'intera procura. Ha richiesto la collaborazione della Regione Abruzzo affinché in modo anche parziale e temporaneo si possano colmare le scoperture di organico e garantire tutte le competenze facenti capo alla Procura della Repubblica di Lanciano. Da queste premesse è nato il protocollo d'intesa. Il personale della Regione Abruzzo, dietro proprio consenso, verrà infatti distaccato nella sede di Lanciano per un tempo stimato di 6 mesi. L'obiettivo è quello di smaltire in tempi brevi il carico di lavoro accumulato da Procura e Tribunale di Lanciano. L'altro protocollo infatti è stato firmato con il capo della Procura Francesco Menditto per l'avvio di una collaborazione interistituzionale con finalità di interesse reciproco. La Regione presterà unità di personale su base volontaria per consentire una miglior funzionalità dei due uffici giudiziari. E Forza Italia contesta le promesse della Regione Abruzzo sull'arrivo dei fondi per il controllo del dissesto idrogeologico, fondi che secondo il centrodestra non ci sono e che quindi non arriveranno mai. Paolo Renzetti. L'emergenza prima nel nostro territorio, ovvero quello di evitare le tragedie che ci sono state nella Marsica la scorsa settimana. Da 7 mesi i comuni attendono lo stanziamento disposto per circa 87 interventi e per una somma di 28 milioni di euro, fondi che non arrivano perché non ci sono. A fronte invece della volontà di investire pervicacemente soldi, risorse che ci sono, su opere che se non sono futili certamente non sono emergenziali, come il contenimento del dissesto idrogeologico. Ponte del Cielo, 1,5 milioni di euro, opere per migliorare il patrimonio ecclesiastico sono altri 4 milioni di euro, interventi su strutture non pubbliche ricettive sono altri 2 milioni di euro, cioè abbiamo trovato facilmente 10 milioni di euro, non succede niente se si aspetta a fare il ponte del Cielo, probabilmente se si aspetta ancora un po' ad appaltare i lavori del dissesto ci ritroveremo a commontare qualche tragedia. Ora io domando a qualsiasi cittadino abruzzese di buonsenso, di destra, di sinistra e di centro, ma è pensabile che sia più urgente fare il ponte del Cielo che sistemare una frana che magari si aggraverà con le piogge che stanno arrivando e causerà non so quanti milioni di euro di danni e speriamo che non avvenga mai anche qualche danno alle persone? Io penso di sì, certo che governare non avendo a cuore il senso di responsabilità è qualcosa che è intollerabile. E preoccupazione per l'arrivo del maltempo e il rischio esondazioni. A Giulianova il sindaco Francesco Mastromauro chiede un incontro d'urgenza con il presidente della regione per discutere dei lavori di messa in sicurezza degli argini del Salinello e del Tordino. Francesco Mastromauro rivolge una richiesta diretta al governatore d'Abruzzo. Il tema è quello dell'emergenza maltempo.
Questo governo regionale invece ha messo in campo delle azioni e anche risorse. Il problema è un altro, che a fronte di queste azioni e di questi impegni io ho rilevato come nell'approssimarsi della stagione delle piogge, come lei ricordava, i lavori al Salinello che erano iniziati si sono bloccati quasi 15 giorni fa, poi mi è stato detto bloccati perché la regione è l'autorità competente, la stazione appaltante è la provincia. La provincia mi ha detto, il presidente della provincia, sono sospesi perché non ci sono più i soldi. Allora voglio sapere perché non ci sono più i soldi. La storia risale al marzo 2011, quando Giulianova si trovò nell'emergenza scaturita dall'esondazione del Salinello e del Tordino, rispettivamente posti a nord il primo e sud il secondo. Una minaccia che oggi continua a preoccupare l'amministrazione comunale, che chiede l'intervento diretto della regione. Secondo aspetto riguarda il Tordino, dove erano impegnate somme, ci erano stati annunciati interventi anche lì sull'asta fluviale verso Monte e invece non si vedono i lavori. Sono molto preoccupato per la sponda di Cologna, per la sponda di Colleranesco. Allora, in maniera adulta, da sindaco e da amministratore, ho inviato una nota al governatore della regione Abruzzo, che sono convinto che sarà ancora una volta sensibile questo governatore, e gli ho chiesto di tornare nella nostra città per illustrare a me e al comitato che si è costituito a difesa dei fiumi e quindi a difesa della incolumità di due quartieri che, lo ricordo, quella notte del 1 e 2 marzo del 2011 stavo per evacuare perché erano attinti dalla piena e dalla esondazione dei due fiumi. Ripeto che il governatore ci venga a sincerare sulla ripresa di questi lavori e sulla ultimazione a difesa della incolumità di tutti noi. E si è tenuto questa mattina a Pescara il Consiglio Comunale straordinario sul paventato trasferimento dell'alberghiero a Cepagatti. Presentato un ordine del giorno dalla maggioranza per chiedere alla Regione lo stralcio della questione De Cecco dalla delibera che riguarda le scuole innovative. Sentiamo. Consiglio comunale straordinario questa mattina a Pescara per parlare della questione riguardante il paventato trasferimento dell'alberghiero De Cecco a Villa Reia di Cepagatti. Nel dibattito è stato deciso dalla maggioranza del comune di portare avanti un'azione finalizzata a chiedere alla regione Abruzzo di sospendere l'efficacia della delibera di giunta numero 825 dell'8 ottobre e di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze del bando per la costruzione di scuole innovative in attuazione dell'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015 in presenza di finanziamenti nazionali, individuato anche un terreno nel quartiere Fontanelle, come ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini. L'Istituto Alberghiero oggi ha un faro importante di attenzione di una filiera istituzionale che vuole mantenerlo qui a Pescara, perché a Pescara c'è lo spazio per farlo, ci sono terreni idonei, questo nella zona di Fontanella in particolare, e dall'altro perché l'alberghiero ha senso a Pescara in quanto è una scuola fortemente radicata nel tessuto sociale che in 40 anni ha visto decuplicare i propri numeri, e poi c'è il fatto che naturalmente l'economia turistico-ricettiva, cui quasi naturalmente un ragazzo che esce dal Alberghiero guarda, qui su Pescara trova il più ampio, diciamo, palcoscenico regionale. Devo dire che anch'io, come gli studenti, l'ho appreso dal giornale e quindi oggi forse, diciamo, colmiamo anche con un supplemento di istruttoria quello che è successo, con l'idea però sempre di migliorare il prodotto finale, cioè l'azione amministrativa. Avete predisposto un ordine del giorno da presentare oggi in Consiglio Comunale? Sì, presentiamo un ordine del giorno con cui chiediamo alla Regione di integrare l'efficacia o sospendere eventualmente il provvedimento in questione, in un certo senso stralciando la posizione dell'Istituto Alberghiero, che merita un'istruttoria a sé in cui il Comune di Pescara vuole fare la sua parte. E sull'argomento il presidente della regione Luciano D'Alfonso, dopo l'incontro di questa mattina con il presidente della provincia di Pescara e la dirigente scolastica dell'istituto De Cecco, si è detto disponibile a reperire la somma chiesta al più presto, cioè altri 450.000 euro. Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di creare un polo scolastico dell'agroalimentare a Cepagatti, regione, provincia e comuni interessati si costituiranno in osservatorio al fine di ottimizzare il seguito della procedura realizzativa e la sua vocazione formativa.
E cambiamo argomento, Giulianova raggiunge quasi il 70% della raccolta differenziata porta a porta. Nel primo trimestre di attività del gestore unico dei rifiuti, l'Ecotedi, i numeri sono soddisfacenti e l'amministrazione prepara il programma per raggiungere quote ancora superiori. Giulianova presenta i risultati dei primi 6 mesi di attività del gestore unico dei rifiuti Ecotedi. Oggi parliamo in conferenza stampa del risultato dei primi 6 mesi perché vogliamo che vengano verificate le azioni poste in essere dall'Ecotedi a seguito del bando di gara, ma soprattutto verificarne quelle che possano essere le criticità e superarle. Secondo la relazione stilata sarebbe stato di 355 il numero complessivo di segnalazioni relativo ai servizi erogati riguardanti spazzamento, raccolta e rifiuti ingombranti. 70% la percentuale di differenziata raggiunta dall'avvio del porta a porta e i casi di criticità registrati farebbero riferimento ai periodi estivi, quelli in cui i turisti popolano la città e la difficoltà diventa educarli alle norme vigenti. Direi che l'obiettivo della raccolta puntuale è stato raggiunto. I dati sono molto significativi e molto positivi, è chiaro che sul territorio sono state riscontrate alcune questioni che abbiamo analizzato e stiamo portando avanti con nuove azioni tese al miglioramento per tenere la città più pulita. Un risparmio di più di 300.000 euro per le casse comunali che si riversa nel costo della Tari, che viene diminuito offrendo però ai cittadini gli stessi servizi e puntando ad un aumento delle prestazioni già studiate dall'amministrazione comunale. Abbiamo teso nei confronti dell'Ecotedi a migliorare i servizi attraverso delle implementazioni di servizi che a noi non costeranno nulla, ma andranno a risolvere quelle piccole criticità che sono ad esempio l'abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini. È per questo che non solo noi andremo a risolvere questo problema, ma cercando assolutamente di azzerarlo. E torna il premio giornalistico intitolato a Guido Bolidoro, promosso dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. L'iniziativa è giunta alla 14ª edizione. Per ricordare la figura dell'indimenticabile giornalista aquilano Guido Bolidoro, l'Ordine dei giornalisti in collaborazione con Viper ha indetto anche per quest'anno il bando di concorso per questa 14ª edizione, che sarà caratterizzata da una sola sezione. Quest'anno mancherà il coinvolgimento della provincia dell'Aquila, che invece nelle precedenti edizioni aveva sempre organizzato e curato il premio. La sezione ridiventa unica e non più divisa in 4-5 sezioni perché abbiamo constatato negli anni passati che c'è la sezione della carta stampata che, come dire, è sovrabbondante rispetto a fotogiornalismo, web e radiotelevisione, che invece sono andate in sofferenza negli anni scorsi. Quindi abbiamo riportato ad un'unica sezione con un premio importante, un primo premio di 1.500 euro, un secondo di 800 e un terzo di 500 euro. La provincia esce fuori per le note vicende legislative che voi conoscete, insomma ormai non ha più possibilità di intervenire sul settore cultura e quindi siamo rimasti in due, siamo rimasto l'Ordine dei giornalisti e la Biper. Il settore dell'informazione è in forte crisi in Abruzzo, conferma il presidente dell'Ordine dei giornalisti. La chiusura prima di TV1 e poi del Tempo sono segnali preoccupanti. Alla regione si chiede un'inversione di rotta. Noi abbiamo lanciato una proposta alla Regione Abruzzo, quello di intervenire nel settore dell'informazione e della comunicazione, così come si interviene o è intervenuto in passato, ma anche in tempi abbastanza recenti, per settori operativi in crisi. Perché l'informazione non può essere un settore di intervento da parte della Regione Abruzzo? Credo che abbiamo fatto breccia da questo punto di vista e la Regione sta preparando o ha già predisposto un disegno di legge di intervento a sostegno dell'informazione. Quindi ritengo che un'inversione di tendenza ci dovrà essere sulla base di questo intervento legislativo. Se non ci sarà, sarà preoccupante veramente, insomma. Cambiamo argomento, passiamo alla pagina sportiva. Con una prestazione concreta e matura, il Pescara ha espugnato lo stadio provinciale, infliggendo la prima sconfitta in campionato al Trapani. Ascoltiamo nel servizio realizzato da Enrico Rocchi la soddisfazione dei due calciatori. No, sì, dovevamo riscattarci dopo Ascoli, anche se lì è mancato il risultato perché il gioco c'è stato. Oggi abbiamo dimostrato quello e abbiamo saputo non prendere gol. Stai diventando un protagonista di questo Pescara, allora aveva ragione Oddo all'inizio dell'estate, Caprari deve giocare a livelli eccezionali.
Io spero di fare quello che dice il mister, cerco di dare il massimo ogni partita, prima non ci riuscivo, adesso con l'aiuto loro e di tutta la squadra ci riesco. Sì, siamo una squadra che comunque gioca palla a terra e come abbiamo già visto altre volte, quando giochiamo vicini non ci prende, è difficile ci prendere, quindi dobbiamo continuare su questa strada e fare sempre gol, sperando di trovare sempre il risultato positivo. Avete 12 punti, avete perso Ascoli quella partita così rocambolesca, avete buttato tanti punti al vento, dove stareste ora? Siamo dei stupidi, lo sappiamo, perché abbiamo dimostrato anche oggi di essere una grande squadra, dobbiamo continuare così e penso che se non buttavamo tutti i punti stavamo con le prime. Sì, abbiamo fatto una partita molto, molto importante oggi contro una squadra forte. Sapevamo prima della partita che sarà una partita importante per noi e siamo contenti che abbiamo vinto. L'azione del gol è stata ancora una buona combinazione, gran tiro a fil di palo, quindi anche questa gioia. Sì, perché noi siamo una squadra, pochi in Serie B che giocano palla, giochiamo sempre con coraggio, personalità e siamo contenti che siamo venuti qui, abbiamo vinto 3-0 con personalità e coraggio a giocare palla per quello che facciamo durante la settimana in allenamento è venuto oggi. Vittoria sofferta e preziosa invece della Virtus Lanciano contro il Como, decisivo il rigore di Piccolo, lo scadere ma anche il portiere Aridità che al rientro dopo l'infortunio ha compiuto un intervento salva risultato su Gerardi ad inizio ripresa quando la gara era ancora sullo 0-0. Sentiamo le parole dell'estremo difensore nel servizio di Alessio Giancristofaro. È chiaro che vincere oggi era importante, quindi anche magari se ci sono state delle piccole imprecisioni, piccoli errori da parte nostra, è chiaro che la cosa più importante oggi è il risultato. Poi andremo in settimana insieme al mister a valutare quali sono state le cose meno belle e meno buone che abbiamo fatto e per portarle poi, per poi non riportarle nella partita prossima a Brescia. Comunque la valutazione sicuramente del mister sarà quella che questa squadra i gol non li prende, magari fa fatica a farli e il reparto difensivo supporta da tutta la squadra, però regge, questo è un punto a vostro favore certamente. Sì, è chiaro che fa piacere, no? Quando non prendi gol per un portiere, per una difesa, ma la fase difensiva non parte solo dai difensori o dal portiere, è che io credo che tutta la squadra fa un grosso sacrificio a partire dalle punte, quindi la fase difensiva si parla di squadra, ecco. Poi è chiaro quando non prendi gol soprattutto in casa e vinci la partita 1-0 fa piacere, però è chiaro che la fase difensiva parte dall'attaccante. Oltre ai 3 punti quanto vale questa vittoria? Beh, vale tanto perché anche magari adesso ho dato un'occhiata ai risultati, le squadre magari che stavano sotto hanno vinto e quindi vale tanto e ci dà morale per affrontare al meglio la partita di Brescia. Scendiamo in Lega Pro, il Teramo va sotto di 3 reti, si sveglia nel finale e per un soffio non riesce a completare una clamorosa rimonta. La maceratese fa sua la partita per 3-2 e per l'11 di Vivarini si tratta della terza trasferta in campionato a mani vuote. Andrea Costantini. Terza trasferta e terzo KO per il Teramo che subisce la tremenda vendetta di Cristian Buonaiuto che mette il suo timbro sul 3-2 dell'Elvia Recina che fa sognare la maceratese di Cristian Bucchi e fa masticare amaro il diavolo. Buonaiuto sì, ma anche i grossolani errori della retroguardia teramana colpevole nelle 3 marcature dei padroni di casa. Errori in sequenza mai visti finora da questa struttura difensiva che ha preso piede negli ultimi 10 mesi. Un vero peccato per il Teramo visto anche il finale rabbioso dove la buona sorte non ha sorriso ai ragazzi di Vivarini. Il tecnico biancorosso ha scelto lo stesso 11 che ha impattato col Pisa. Calvano e Cecchini vincono i ballottaggi davanti Moreo e Petrella nella maceratese fissore preferito alla Sicchi. È il Teramo a fare la partita ma le conclusioni latitano su ambo i fronti. Sparacchia alto l'altro ex Foglia, poi a metà tempo c'è l'iniziativa di Petrella la cui conclusione è sterile e bloccata da Forte. Il risultato si sblocca a ridosso della mezz'ora. Traversone dalla destra di Danna, Buonaiuto resta colpevolmente solo sul secondo palo e incorna alle spalle di Tonti il pallone dell'1-0. Qualcosa evidentemente non ha funzionato nelle marcature dei giocatori di casa. Buonaiuto non perdona e non lo fa neanche al 41esimo quando tra i suoi piedi finisce un pallone rinviato male da Caidi. Buonaiuto fa tutto bene, palo rete e diavolo che finisce ancora al tappeto. Il Teramo è suonato e Tonti nega la tripletta all'ex col dente avvelenato. Ma l'inizio della ripresa prosegue su questa falsa riga, non passa un minuto, cross di Danna, smanacciato da Tonti sui piedi di Fioretti che non crede ai suoi occhi e sigla il più comodo dei 3-0.
Vivarini inserisce Dorazio e Da Silva per Cecchini e Cenciarelli, Teramo più offensivo e che si ridessa, forse anche perché i padroni di casa pensavano di aver chiuso i conti. Dorazio lo fa capire subito che non è finita, poi al 70esimo arriva il 3-1, gran merito all'azione insistita di Petrella, cross al bacio dove può arrivare solo Nairone, Moreo fa secco forte e riapre i giochi. E dopo altri 9 minuti il Teramo va ancora a segno, lo fa con Scipioni che su azione d'angolo irrompe sotto porta. Il Teramo ha 10 minuti per il clamoroso 3-3, Moreo fa tutto bene ma poi è impreciso nell'assist a Da Silva, ma al 90esimo è incredibile la palla gol fallita dallo stesso Da Silva a due passi dalla porta, forte salva su Speranza e poi Fissore sulla linea dice no al brasiliano. È il segno che anche questa giornata è negativa per il Teramo, la rimonta svanisce sul più bello ed il diavolo rimanda l'occasione dei primi punti in trasferta e così la rimonta verso i primi posti si fa sempre più difficile. Ed ora la Serie D, doppia rimonta con sorpasso finale all'Angelini. Il Chieti fa suo il difficile match con la matricola scolana Monticelli. I neroverdi si impongono 3-2. Debutto col gol per il centrocampista Massimo, ma l'uomo partita è ancora l'attaccante Dos Santos, autore di una doppietta. Il servizio è di Valeriano De Angelis. Per ora l'imperativo è restare agganciati alla parte A della classifica. 10 punti dopo 7 giornate, il Chieti di Pomponi veste i panni del passista contro il Monticelli, squadra poco più che rionale della periferia di Ascoli Piceno, ma non per questo da sottovalutare, già segnalatasi come vera rivelazione del torneo. E non si smentiscono gli ascolani, capaci di cogliere la prima opportunità al secondo minuto, con i neroverdi che richiamano l'attenzione del direttore di gara su Varone a terra lungo la mediana. Gioco fin troppo facile per Minopoli che accentra l'azione, penetra nella difesa dei teatini e Galli si gusta il sapore del vantaggio. Chieti sbadato ed attonito riprende coraggio con Dos Santos pronto, distinto, a sventagliare verso la porta avversaria. Padroni di casa che faticano a lanciare gli esterni e quando ci si riesce manca la giusta attenzione e l'imprecisione prende il sopravvento. I biancoazzurri di Stellone avvertono lo stato di imbarazzo dei teatini e non si fanno sfuggire le occasioni alle quali si oppone Diouf al 27esimo per ben due volte su Margherita. Reazione accorata ma incerta dei neroverdi. 33esimo Varone traversa per Suriano che a volo colpisce l'esterno della rete. Due minuti più tardi scambio Dos Santos su Suriano, ma l'attaccante non è sorretto dalla giusta velocità di esecuzione. La rabbia individuale di Dos Santos sancisce la fine della prima frazione di gioco che riprende con la sostituzione dell'impreciso Nairo. Al suo posto Lima Cresto che appoggia in area e vede Dos Santos rapido nella conclusione ed esultante per la rete del pareggio, soffocato dopo due minuti dalla magistrale punizione di Margherita. Esultano gli ascolani per la magica pennellata del fantasista biancoazzurro che sgrana gli occhi quando assiste al perfetto tiro angolato del nuovo acquisto neroverde Massimo, che esalta l'Angelini agguantando l'agognato pareggio. I padroni di casa escono dal gioco paludoso del primo tempo e tirano fuori una razionale vitalità grazie anche all'innesto di Lima Cresto che impreziosisce le caratteristiche di Suriano che al 23esimo si fa notare per un bel gesto tecnico. Il ritmo della partita è cambiato, il Monticelli avverte la pressione costante del Chieti, adesso si affida anche alle incursioni laterali di Gomis che al 28esimo rileva Massimo. Stellone non cambia la tattica bianco-azzurra, anzi conferisce nuova energia alla propria squadra con l'ingresso di Rega e Filippo Viaggi che incrementano le opportunità e al 34esimo Mattinata impegna Diouf da distanza ravvicinata. Il Chieti alimenta azioni pericolose, convincenti che fanno preludere al vantaggio che arriva dopo una maretta in area avversaria con una unghiata rabbiosa di Dos Santos. 4 minuti di recupero, festa sugli spalti e già si pensa a Fano con il padron Pomponi in prima fila. E prosegue l'ottimo momento dell'Avezzano che, trascinato dalle prodezze di Bisegna, doppietta per lui, batte il Campobasso al Dei Marsi per 3-1. Al Dei Marsi è festa biancoverde. Dopo la vittoria sul Monticelli, i ragazzi di Lucarelli conquistano l'intera posta anche contro il Campobasso, vincendo per 3-1 e lanciando un chiaro segnale al campionato. Per i quartieri alti della classifica ci sarà da fare probabilmente i conti anche con i biancoverdi, belli a vedersi ma soprattutto concreti.
Tutti aspettavano Di Massimo, ma nella giornata in cui tanti si sono scomodati per venire a vedere il gioiellino avezzanese, tra cui il direttore sportivo del Pescara Giuseppe Pavone, ci pensano Bisegna con una doppietta e Di Genova a regalare i tre punti ai biancoverdi. Non bene gli ospiti, che sono stati però anche sfortunati, oltre che imprecisi sotto rete. Dopo un minuto Dimash scalda subito le mani a Davino, che è attento e respinge. La risposta marsicana arriva al sesto con un tiro sull'esterno di Sassarini dall'interno dell'area di rigore. Le due squadre fanno subito capire di essere intenzionate a conquistare l'intera posta in palio. Ancora Vezzano all'undicesimo con Kras, che dopo una buona azione di Di Massimo prende la mira dai 22 metri chiamando Grillo al salvataggio in angolo. Al quindicesimo si rivedono gli ospiti con Corbo che crossa in area per Andrea Bucchi, che trova la respinta di Valerio. Passa un attimo, l'ex teramano ci riprova, trovando questa volta il varco giusto e regalando il vantaggio ai rossoblù. La gioia dei lupi dura meno di due minuti, perché al diciottesimo Bisegna su punizione rimette la gara in parità con una traiettoria che non lascia scampo all'estremo molisano. I ragazzi di Cappellacci non ci stanno e così al ventesimo Censori in area trova la respinta di Davino. Il campo basso ci riprova anche al ventiquattresimo con un colpo di testa di Alessandro, che manca di poco il bersaglio grosso, ma un gol praticamente fatto lo sbaglia sul fronte opposto Di Massimo, che al venticinquesimo a porta sguarnita fallisce la rete del possibile 2-1. La gara non conosce pause, con attacchi dall'uno e dall'altro fronte, e con un bel gesto dei tifosi molisani che al quarantesimo espongono uno striscione con scritto solidarietà agli alluvionati, con gli applausi scroscianti dei tifosi di casa. Passa poi qualche secondo e al quarantunesimo Di Genova, con un tocco felpato sotto rete, fa 2-1. Il tempo si chiude poi al 44esimo con un'azione pericolosa di Bisegna, che fa ancora gridare al gol i tifosi di casa. La ripresa si apre al terzo con una buona opportunità di Bontà. Al settimo però gli ospiti restano in 10, Carminucci va a colpire proprio Di Massimo lanciato a rete, e per l'Opriore di Foggia ci sono gli estremi per il rosso diretto, che viene aspramente però contestato dai molisani, che cercano di riportarsi in avanti alla ricerca del pareggio, anche se l'inferiorità numerica si fa sentire con i biancoverdi, pronti invece a piazzare il tris. Al sedicesimo ci prova il gioiellino Di Massimo, che alza però troppo la mira. I rossoblù si rivedono al ventunesimo con Dimash, che in aria chiama Davino al miracolo prima del tiro a fil di palo di Censori sugli sviluppi dell'angolo ospite. Ma per i lupi non è giornata, perché al ventitresimo Bisegna trova il 3-1 con un tiro deviato che inganna l'incolpevole Grillo. I ragazzi di Cappellacci non si arrendono e al ventiseiesimo su angolo di Dimash e Bucchi a colpire di testa, chiamando l'estremo marsicano ad una super parata. Il finale di gara è un copione scontato, con i rossoblù a cercare di riaprire il match e i padroni di casa a controllare per ripartire in contropiede. Al 28esimo ancora Dimash, però sfortunato, visto che la sua conclusione colpisce la parte superiore della traversa della porta vezzanese. È il segnale che per i molisani non c'è davvero più nulla da fare. È tutto facile per il San Nicolò, che al Bonolis non lascia scampo alla Vis Pesaro, sempre sugli scudi l'attaccante Margarita, autore di una doppietta. Complice la sconfitta concomitante di Fano e San Benedettese, la squadra di Massimo Epifani è ora ad un solo punto dalla vetta. Jacopo Forcella. Ci sono squadre per cui serve spiegare il perché siano una sorpresa, altre no. Prendete il San Nicolò, la nuova seconda forza del campionato di Serie D. Che i biancazzurri non fossero più una matricola, ma qualcosina in più era arcinoto. Che la squadra dei Epifani adesso possa insidiare le favoritissime per la vittoria del campionato è presto per dirlo, ma basta affacciarsi dalle parti del Bonolis per capire che la fantasia può viaggiare lontano se è supportata da idee e sacrificio. 3-1 alla Vis Pesaro, che non è una corazzata del campionato, ma che proprio per questo veniva in Abruzzo, col ruolo designato di guastafeste. Ma il San Nicolò ormai ragiona e gioca da grande, attacca dall'inizio con l'esterno di Petronio fuori d'un soffio e col diagonale di Massetti all'undicesimo che tocca il palo alla destra di Celato. Poi rallenta perché il risultato non si sblocca e allora vale la pena cambiare cliché e vivere di fiammate, come quella che dopo il piazzato del 37esimo assesta Daniel Margarita 60 secondi più tardi. Nonatangelo va a prendersi la corsia laterale e suggerisce per la punta, che in Demi Volé trova l'impatto e l'angolino basso alla sinistra dell'estremo pesarese. I padroni di casa sentono che il momento è quello giusto per fare male e dopo 5 minuti mettono in ghiaccio la partita. Stavolta è Massetti a pennellare per la testa sempre di Margarita, Celato e spiazzato, e il 2-0 regala un intervallo tranquillo ai biancazzurri,
che però non sembrano accontentarsi. Pronti via, nella ripresa, dopo 40 secondi, calano il trace, lo slalom di Massetti e D'Antologia, come il diagonale, che trafigge ancora una volta una vista inconsistente davanti e disattenta dietro. A questo punto la gara ha poco altro da dire. Rapino di testa non trova il poker sugli sviluppi di un corner e c'è solo il tempo per la rete della bandiera al 73esimo di Dadì, che però non cambia i destini di una partita che lancia ancora di più, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il San Nicolo tra le grandi, le grandissime di questa Serie D. E non è bastata una prova generosa alla Miternina che per centrare la prima vittoria in campionato, ridotta nel finale a in 9 uomini e alla fine costretta al pareggio 2-2 dall'Isernia. Stefano Castellani. Si conclude in parità 2-2, che accontenta entrambe le squadre, la gara tra la Miternina e l'Isernia. I giallorossi di mister Angelone, però, hanno da reclamare alcune decisioni prese dall'arbitro D'Aquino di Roma, visto che il rigore concesso ai Molisani nel primo tempo e poi l'espulsione diretta a Mariani nella ripresa sono sembrate troppo generose a favore dell'Isernia. Una tiratina d'orecchie ai ragazzi di Mister De Bellis, perché hanno preso sotto gamba la partita quando nella seconda frazione di gioco la Miternina si è trovata sotto di una rete e con un uomo in meno per l'espulsione appunto di Mariani. Invece i padroni di casa hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno trovato due reti meritate. Bravo poi il molisano Ruggeri a trovare il gol del pareggio su punizione. La Miternina ha poi concluso la gara in 9 per l'espulsione al 75esimo di D'Alessandris per fallo di reazione. Ma vediamo le azioni più salienti della gara. Al 9 del primo tempo, Panico dell'Isernia si conquista un calcio di rigore su un contatto con Di Ciccio. Sul dischetto si presenta lo stesso Panico che spiazza Schina. Al 44esimo pericolo per la Miternina, su angolo colpo di testa di Scimò che fa la barba alla traversa. Nella ripresa la Miternina torna in campo con un altro piglio, ma al 5° rimane in 10 per l'espulsione di Mariani, al suo primo fallo in questa gara. Oltre al rosso di Mariani viene allontanato anche il dirigente giallorosso Santella. I padroni di casa non si danno per vinti e ottengono il pareggio all'11esimo, grazie al colpo di testa di De Matteis al suo primo gol della stagione. La Miternina prende altro coraggio e al 25esimo raddoppia con David Lennart, che direttamente su punizione, sul lato sinistro, infila l'incrocio. Ma l'Isernia trova il pareggio dopo 2 minuti, grazie a una punizione di Ruggeri. La Miternina si complica la vita poi rimanendo in 9 perché al 30esimo D'Alessandris commette un ingenuo fallo di reazione. In 9 la Miternina merita il pareggio, anche se al 36esimo Sabatino dal limite prova il pallonetto visto che Schina è fuori dai pali, ma è bravo il portiere scoppitano a recuperare. Nulla da fare per il Giulianova Altubaldi di Recanati, la squadra di casa prevale di misura grazie al colpo di testa alla mezz'ora del primo tempo di Latini. Servizio. Sfida interamente giallorossa al Tubaldi di Recanati con i leopardiani opposti al giovane Giulianova. Il tecnico di casa Magrini deve rinunciare agli infortunati D'Angelo e Lacheb e punta tutto su Miani e Latini per tentare di perforare la peggior difesa del torneo e spazzare via le 2 sconfitte consecutive e il pareggio di Isernia una gara fa. Dall'altra parte il Giulianova di Giorgini, che dovrà ancora attendere prima di avere a disposizione il talentuoso brasiliano Straccia, si affida alla velocità di Giampaolo e sborgia in attacco, ex di turno Mariani. Si parte con i giuliesi giallorossi da una parte e la recanatese in bianco dall'altra. Entrambe le formazioni si schierano con un 4-4-2. Subito un lancio in avanti per Latini, che non aggancia e l'estremo ospite fa una buona guardia. All'8° minuto punizione per la recanatese dalla tre quarti, sul punto di battuta Cianni che tenta di sorprendere Zaccagnini dal lato della barriera, ma il tiro si spegne a lato. Al 13° ci prova il Giulianova con una botta dalla distanza, ma Verdicchio è attento e para a terra. Al 15° arrivano anche i sostenitori giuliesi che subito si fanno sentire al Tubaldi. Pericolosa al 17.
27esimo la Recanatese. Bel lancio dalle retrovie, stop a seguire di Garcia che salta un difensore e dal limite tenta il tiro, ma è alto sopra la traversa. Al 28esimo sfiora il gol la Recanatese con Garcia, anticipato proprio al momento della conclusione. Angolo. Miani, dopo una serie di batti e ribatti di testa, sfiora il gol. La rete arriva un minuto dopo con Latini, che capitalizza un errore della difesa giuliese e di testa trafigge il portiere giallorosso. Al 41esimo si vede un bel contropiede dei padroni di casa. Latini cambia il gioco per Mariani che controlla, supera in velocità un difensore e batte a colpo sicuro, ma la palla si spegne di un niente alla destra di Zaccagnini. Nell'intervallo monta la tensione nel settore dei sostenitori del Giulianova, furiosi con Feliziani, reo di aver creato tensione in seno alla società e alla squadra. Nella ripresa il Giulianova riparte più aggressivo, ma appare poco lucido in avanti. Al 16esimo del secondo tempo il solito Garcia pennella una palla per la testa di Miani, che non inquadra la porta ospite. Alla mezz'ora ancora Miani di testa, Zaccagnini accompagna con lo sguardo la palla sopra la traversa. Al 35esimo percussione di Agostinelli sulla destra in velocità, prova a mettere al centro ma la difesa spazza via. Al rimbaggio del Giulianova sul finale, ma di vere occasioni non c'è ombra, solo un tiro di Mastrilli al 92esimo. Al Tubaldi c'è solo il tempo per la standing ovation per Capitan Garcia, uno dei migliori in campo. La Recanatese torna alla vittoria e il Giulianova resta a quota 0 punti in classifica. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.